Oscar Damiani, dall'alto della sua esperienza le chiedo subito se l'Inter non arriva a questo punto favorita al derby. Ma dicono che l'allenatore nuovo porta un po' di entusiasmo, però credo che non sia sufficiente. Credo che sia una partita equilibrata, due squadre diciamo che non sono al massimo della condizione, però c'è un progetto nuovo e quindi sarà una bella partita sicuramente. Io credo che è difficile fare un pronostico, potrà decidere magari per un episodio, insomma, ecco, non credo che uno avrà il sopravvento sull'altra. A proposito dell'Inter, quanto è fattibile secondo lei l'operazione Cerci? Ma l'Atletico lo ha pagato e non poco, quindi vedo difficile che lo possa dare in prestito, perché non credo che l'Inter abbia 15 milioni da investire in questo momento. Certamente è un giocatore che gol ne fa e quindi a un suo ritorno rinforzerebbe sicuramente la squadra. Bisogna vedere anche la volontà di investire di Toir. Sì, io penso che in questo momento non abbia molte possibilità, credo che ci sia da ripianare e poi dopo nel giro di qualche anno sicuramente farà anche degli investimenti. Adesso l'investimento è stato fatto su Mancini e speriamo che dia dei buoni risultati. A proposito invece di grandi club, Destro resterà alla Roma o diventerà l'uomo mercato di gennaio? Io penso che rimarrà alla Roma. La Roma lotta per vincere il campionato, è una squadra molto ben attrezzata, la Coppa Campioni. Destro gioca non sempre, però quando entra è sempre molto importante, riesce a fare dei gol, quindi credo che se dovesse dare via Destro ne dovrebbe comprare un altro, quindi io penso che essendo ancora molto giovane sia giusto che rimanga alla Roma. Al Napoli arriverà il prolungamento del contratto di Benitez? Ma io penso di sì, sta lavorando bene, la squadra è tornata in forma e io credo che De Laurentiis e Benitez alla fine troveranno un accordo per il bene della squadra. Qui siamo a Firenze, secondo lei è possibile l'operazione Giovinco? Potrebbe essere l'uomo adatto per il gioco della Fiorentina in attesa del rientro di Rossi? Giovinco è sicuramente un giocatore che può far bene in una realtà come Firenze. Magari la Juventus gioca poco e quindi non riesce ad avere quella continuità che gli permetterebbe forse la Fiorentina. È difficile dirlo, insomma, bisogna vedere anche il rapporto tra le due società, che non è sempre idilliaco, quindi io vedo difficile il trasferimento di Giovinco alla Fiorentina, però penso che per i Viola potrebbe essere un buon acquisto nell'attesa di un grande Rossi che purtroppo l'infortunio l'ha tolto dai campi per molto tempo. Alla Juventus invece faranno poco o niente? Marotta credo che abbia dichiarato che non ci saranno acquisti e quindi io penso che la squadra è già competitiva, in Europa fa fatica un po' di più, però penso che possa arrivare sicuramente nelle prime otto. Ecco, per chiudere si parla alla Lazio molto anche del rinnovo di Pioli, potrebbe essere un'operazione giusta visto quello che ha saputo fare dopo un inizio difficile alla Lazio? Io stimo molto Pioli e il suo staff, Morelli che è il suo secondo, Lotito ha detto che gli rinnoverà il contratto e c'è da credergli, sta lavorando bene, non penso che possa lottare per i primissimi posti, però sicuramente è una squadra che ha un gioco, che ha una sua identità e Pioli sta facendo un ottimo lavoro.